Battendo il Roma City per una domenica precisa, il presidente Andrea Di Lucente, il Vasto Girardi avrebbe guardato tutti dall'alto. Il paese più piccolo della Serie D, primo in classifica, ci riproveranno Ruggeri e soci, che intanto ripensano all'1-1 con i laziali. Una gara sfortunata perché ai punti gli altomolisani avrebbero vinto senza problemi. Il risultato è un po' bugiardo rispetto a quella che è stata la prestazione della squadra. Abbiamo avuto un approccio un po' diverso dalle altre domeniche, siamo andati subito sotto per un gol fortuito del Roma City, poi si è vista una grande reazione, una squadra che ha aggredito subito l'avversario. Non siamo riusciti subito a pareggiare, l'abbiamo rimessa in piedi solo quando Sergio ha trovato un gran gol su calcio piazzato. Poi il loro portiere è stato bravissimo a sventare tutte le nostre occasioni. Abbiamo questo rammarico di non aver portato la vittoria a casa, perché per una domenica ci faceva stare al primo posto, che è un posto importante, di prestigio. Forse non è per noi, che siamo abituati a ben altri posti in classifica, però ci prendiamo anche questo punto. Intanto Di Lucente e soci si godono i 14 punti, 15 sul campo, conquistati in questo sensazionale avvio di stagione grazie a 4 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta all'esordio. Sullo sfondo il derby di domenica all'Aragona di Vasto e la possibilità di allungare la striscia positiva. Di continuare a giocare tranquilli così come stanno giocando, stanno esprimendo un buon calcio. Mi aspetto da qualcuno qualcosa in più, però siamo contentissimi di come sta andando la stagione, non potevamo chiedere di meglio sia dall'allenatore che dal gruppo squadra.